Tempi burrascosi per la poesia, al giorno d'oggi sempre più isolata e svalorizzata dal contesto sociale. Ma come le onde del mare che prima o poi si placano, anche la poesia troverà la sua collocazione. Una speranza e un senso a questo fine ci vengono dati dalla poetessa Teresa Carmine Romeo. L'arte è, sappiamo che è l'espressione umana di creatività e fantasia che permette di esternare l'interiorità dell'artista. Nel creare o nel comporre vi è la fase inconscia dell'ispirazione e quella invece consapevole della realizzazione dell'idea che l'artista ha. Che si amalgama, quindi dicevamo, con il realizzare a prescindere che sia arte figurativa, a prescindere che sia la poesia, è comunque un qualcosa che chi scrive, chi dipinge, anche chi compone musica ha dentro ed esterna nella realizzazione. Ad oggi è un periodo che è dominato dalla tecnologia. L'avvicinarsi all'arte si potrebbe riaffermare l'essenza della natura umana, riscoprire se stessi e la genialità che l'uomo ha, no? Nel creare non solo con la mente, con la manualità, ma anche con il cuore, quindi con i sentimenti. L'arte da sempre sappiamo che ha concesso l'immortalità, ecco, una poesia, un dipinto, anche una canzone rimane nel tempo. Per quanto riguarda la poesia, oggi ci limitiamo a dire che è espressione di sentimenti o di emozioni, perde quindi nel corso del tempo la sua estrema creatività ed espressività. Rispetto all'origine, no? Che è stata una forma di riflessione dell'uomo su tematiche forti come il dolore e come il male, espresse ad esempio nei tragici greci. Per approfondire il discorso poetico nel mondo classico, diremo che alla poesia si attribuiva una solennità che si andava a dimostrare nel rispetto e nel valore sacrale che si dava alla figura del poeta. Si è imposta come la forma del narrare epico con l'intento di trasmettere modelli esemplari del valore sociale e civile, educando e formando su questi solidi basi l'individuo. Di tale funzione sono stati, per esempio, i poemi omerici. Una poesia quindi che deve educare, ecco lo scopo della poesia di allora e la poesia di oggi, relazionandoci al contesto contemporaneo, è educare, trasmettere i valori e dare la base all'individuo, quindi all'uomo di crescere e di crescere nella conoscenza di sé e dell'altro e rispettare quei limiti e le qualità che un uomo può avere. Oggi perde il suo valore comunicativo ed educativo. È venuto meno l'interesse verso l'arte poetica, ma stando a quanto disse Montale, per la poesia non c'è morte possibile, anzi può morire, rinascere e rimorire, ma resterà sempre una delle vette dell'animo umana. Importante è la poesia per i bambini. Gli si avvicina alla conoscenza del mondo in chiave divertente e gioiosa, no? Per la ritmicità e la presenza delle figure onomatopee che riproducono un suono particolare, come ad esempio il verso di un animale o il rumore della pioggia, con tono quindi fantasioso, e si va ad unire il gioco all'apprendimento. Il mio obiettivo personale di essere poeta, di scrivere poesie, è quello di trasmettere nel mio piccolo, nel mio mondo e nel mio modo la poesia e farla amare e riscoprire a chi mai si era avvicinato, se non magari per studi scolastici, e che comunque, considerando l'astratta, è lontana dai propri interessi, se ne è poi allontanato, affinché
possa trovare nei versi qualcosa di suo, rispecchiarsi e apprezzarla perché non più astratta, ma a sapore di uomo. È questo che io con le mie poesie cerco di trasmettere. Voglio imprimere nelle pagine che si sfogliano la vita reale e per i più razionali, così che abbiano il concreto e quindi non più l'astratto, ma non nego la leggerezza, diciamo, la fantasia per coloro che sono più sognatori. In questo modo la poesia apre le sue porte a tutti senza selezionare le categorie dei lettori. La mia vocazione nasce appunto dall'esigenza di esprimere e condividere i miei pensieri, le emozioni, ma anche le paure e le ansie che oggigiorno accomunano l'uomo, in modo da offrire al pubblico elementi da elaborare e anche punti di vista con i quali ci si può confrontare, oltre che la realtà nelle quali è possibile riflettersi. Cito la poesia mia, Sopravvivere per vivere, dove è descritto un quadro sociale, un disagio giovanile che non può considerarsi concetto astratto, anche se espresso in poesia, ma che è uno spunto di riflessione sulla realtà che riguarda il ragazzo di oggi, che per evadere dalla quotidianità non si avvicina alla lettura, ad esempio, di classici, di romanzi gialli o fantasie, eccetera, ma si avvia verso un vicolo buio di apatia e insensatezza che lo porta, come casi molto frequenti confermano, ad esempio, alla droga. L'insegnamento che si può apprendere dall'arte è il senso e il valore del bello, del reale, imparare ad osservare e ascoltare la natura e i suoi elementi per riprodurli poi in musica, in un dipinto, descriverli nei versi di una poesia. Dalla poesia nello specifico, l'insegnamento da cogliere è quello di fare emergere se stessi, psicologicamente parlando, per conoscersi e conoscere l'altro e apprezzare le proprie qualità, come dicevo prima, in un tempo che necessita di stimoli, di una forte autostima che spesso manca sì nei giovani, che non hanno basi da cui partire per esternare e conoscere se stessi, per amarsi anche nei loro limiti, e sia per una massa più adulta che ha scordato i valori anche patriottici, oltre che sentimentali, e che spesso è un terreno arido per quei giovani che cercano in quest'uomo, in quest'adulto, radici e insegnamenti grazie ai quali si possa formare il ragazzo, l'adolescente, che poi diventa uomo all'interno della società.